Benvenute e benvenuti sul podcast del Tea Quotidiano. Oggi vi proponiamo pollini e insetti, cosa dobbiamo sapere? La rubrica di informazione realizzata insieme a esperti ed enti di ricerca per cercare di condividere notizie sulla diffusione di pollini, un tema sensibile per molte persone allergiche, e dei principali insetti o aracnidi come zanzare e zecche che possono creare problemi in caso di punture. Un confronto che offre elementi conoscitivi e comportamentali, oltre che qualche prezioso consiglio. Buon ascolto! Benvenute e benvenuti in questa nuova puntata del podcast del Tea Quotidiano dedicato all'analisi della diffusione dei pollini in natura. Io sono Adele Oriana Orlando e oggi sono in compagnia della dottoressa Elena Gottardini, che è la responsabile dell'unità botanica ambientale del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mac. Benvenuta. Grazie. Ok, allora abbiamo già trattato nelle passate puntate, abbiamo parlato di monitoraggio, di differenze di impollinazione, di differenze anche nei periodi, insomma abbiamo già trattato in maniera abbastanza approfondita la questione. E quindi oggi analizziamo un bollettino redatto dalla Fondazione, che è sempre interessante vedere un po', anche imparare a leggerli. Sì, certamente, è importante anche riuscire a ottimizzare le informazioni che vengono presentate. Ecco, noi appunto utilizziamo questi dati di monitoraggio che realizziamo a San Michele e in Valcanali per preparare dei bollettini settimanali per informare chi soffre di allergie sulla presenza dei principali pollini allergenici. Quindi ogni settimana noi prepariamo questo bollettino che riporta i principali pollini che sono presenti in atmosfera nel momento. Lo tengo io. Guardi, ecco. Benissimo. Ecco, e poi c'è un giudizio molto sintetico sul livello di concentrazione, molto intuitivo, basso quando è giallo, una concentrazione media quando è arancione e rosso quando è alta, comunque sotto c'è una leggenda. Poi abbiamo l'informazione in forma grafica, con un'informazione in più. Quest'area grigia rappresenta il valore medio storico, diciamo il valore mediato sugli anni precedenti di campionamento, quindi una situazione media. E la linea rossa sovrapposta rappresenta invece il dato attuale, quello registrato nell'anno in corso. E quindi un esempio, vediamo nel caso delle poace, delle graminace, vediamo che attualmente la concentrazione è media, la linea è al di sotto dell'area grigia, quindi e anche il valore di picco precedente è rimasto al di sotto del picco, del valore più alto, quindi vuol dire che quest'anno abbiamo avuto dei valori di concentrazione tendenzialmente più bassi e che ora stanno decisamente calando, siamo verso la fine della presenza di questo polline in atmosfera. Quindi è positivo, ecco. È positivo e inoltre l'ultima colonna riporta la tendenza, quindi se la concentrazione è attesa in costante presenza, se è prevista in aumento o appunto come abbiamo visto il caso delle poace è in diminuzione perché la stagione pollinica appunto sta terminando il suo corso. Questo è molto interessante per un allergico, ecco. Sì. Ecco, anche perché le poace sono appunto le graminacee, che è una allergia anche abbastanza diffusa, mi pare. Sì. Ecco, il bollettino lo potete trovare sul nostro sito web. Sì. Lo inviamo alle farmacie, sia private che comunali, che solitamente lo stampano e lo espongono. E le stesse informazioni poi le divulghiamo anche attraverso i nostri social e c'è anche la possibilità di iscriversi a una newsletter. Interessante, questo poi lo sottolineeremo. Ma quindi, allora, parliamo di monitoraggio, ci sono immagino diverse tecniche di analisi, e come si ottengono i risultati e anche come effettivamente si monitora, cioè proprio il procedimento che voi utilizzate? Sì, innanzitutto bisogna catturare, campionare quello che è presente nell'aria, queste particelle che sono sospese nell'aria. Per fare questo tradizionalmente utilizziamo un campionatore attivo che aspira 10 litri di aria al minuto, che è la capacità media di volume d'aria inspirato da una persona. E le particelle che sono presenti all'interno di questo volume d'aria impattano su una superficie adesiva che poi noi andiamo ad analizzare.
E mentre per gli studi che svolgiamo in alta quota, in aree remote, dove magari anche la possibilità di avere la disponibilità di corrente elettrica è complicata, utilizziamo dei campionatori cosiddetti passivi, il cui principio di cattura delle particelle è basato sul principio di sedimentazione gravitazionale. In entrambi i casi i pollini catturati, campionati, vengono poi analizzati al microscopio ottico. E l'analisi consiste sia nella conta proprio dei singoli granuli catturati, sia nel riconoscimento e quindi l'attribuzione di ogni singolo polline alla pianta che l'ha prodotto sulla base di alcune caratteristiche morfologiche del granulo stesso. Questa è una metodica standardizzata che è adottata proprio anche a livello europeo. E vi sono però delle tecniche anche più innovative che anche noi stiamo adottando, basate sulla biologia molecolare, in particolare il DNA metabarcoding, che consente proprio attraverso l'estrazione del DNA dal polline e l'analisi di piccoli frammenti e il confronto di questi frammenti con una libreria di riferimento, capire quali piante appunto l'hanno prodotti. Questa seconda tecnica, basata sulla biologia molecolare, è adatta soprattutto per studi di biodiversità, perché consente di arrivare a un livello di dettaglio molto più preciso, diciamo, rispetto all'analisi microscopica. È un bel lavoro intenso e tosto, ecco. Sì, sì. Di concentrazione proprio al 100%. Ma anche affascinante la parte di microscopia ottica, che a base appunto l'osservazione delle caratteristiche morfologiche del polline, beh, ci fa scoprire un mondo veramente incredibile, di forme molto particolari e belle. La natura, bella. Sì, ci offre veramente delle belle immagini. Beh, bello, grazie per questa condivisione, perché non è un argomento che spesso si legge o si sente, quindi è anche interessante comprendere appunto cosa fanno questi ricercatori quando analizzano i pollini, ecco. Grazie per questo contributo. Noi ci vediamo alla prossima puntata.